Crampi in gravidanza. Che cosa sono? Perché vengono più facilmente in gravidanza? E che cosa fare? Queste sono le domande cui risponderemo in questo video, ma prima di iniziare lasciate che ci presentiamo brevemente. Io sono Matteo Silva, osteopata specializzato in ambito pediatrico. E io sono Maria Chiara, mamma di due bimbi in attesa di un terzo ed ostetrica. Accompagno le donne lungo tutto il percorso nascita. Ci trovate nei nostri siti web dottorsila.com e matteosilvaosteopata.com dove troverete i migliori video per favorire lo sviluppo di mamma e bambino dalla gravidanza fino ai primi anni di vita. Ve li lasciamo qua nel link in descrizione. Ora iniziamo con l'argomento del video. Quindi, crampi in gravidanza, Mary. Uno dei regali che la gravidanza spesso ci fa è purtroppo il fatto di avere frequenti crampi. A che cosa sono dovuti i crampi? Fin dall'inizio della gravidanza c'è un alterato ritmo metabolico e questo fa sì che il nostro corpo utilizzi più quantità di minerali, il che si associa a carenze di magnesio e di potassio che ci porta facilmente ad avere crampi, tipicamente agli arti inferiori. Questo è più frequente quando abbiamo ovviamente più carenza a livello alimentare di questo tipo di minerali e quando non siamo abituati a mantenere il corpo in attivazione, cioè i muscoli allenati, abituati a muoversi, vanno meno incontro a questo tipo di problematiche. Che cosa fare quando succede? Intanto ci ricordiamo che è un fastidio, sicuramente è un fastidio, ma limitato nel tempo e non associato a problematiche patologiche, fa proprio parte un po' del percorso della gravidanza. Di solito è più frequente all'inizio, proprio per questo nuovo assetto che il nostro corpo deve incontrare. Se soffriamo frequentemente di crampi, prima cosa lavorare moltissimo sullo stretching, sull'allenamento muscolare, sul mantenere soprattutto quei muscoli lì che fanno un po' più fatica in attivazione. E quindi potrebbe essere utile semplicemente fare delle lunghe camminate, piuttosto che arrivati a casa alla sera allungare i muscoli degli arti inferiori, delle gambe, stare in scarico. Correggere l'alimentazione in modo tale da avere un buon apporto di potassio, di magnesio e anche procurarsi tutte le informazioni necessarie per fare un buon massaggio. E qui entra in gioco Matteo. Ok, grazie mille per la palla. Aggiungendo quindi, andando oltre quello che ha detto Maria Chiara, vi do delle tips osteopatiche, nel senso che ovviamente a causa del cambiamento ormonale, ma anche ovviamente anche a causa del cambiamento posturale che cui una donna va incontro in gravidanza, più facilmente potrebbe soffrire di crampi. Per migliorare lo stato muscolare e risolvere o prevenire la parte di crampi, una delle cose molto consigliate è una visita osteopatica o farsi fare un massaggio efficace anche dal proprio partner. Mi malediranno perché ho detto, mannaggia, mo mi devono fare un massaggio, ma è la verità. Io lo insegno sempre ai papà delle donne che tratto e nel videocorso, ad esempio, osteomassaggio alla mamma, lo insegno a tutti i papà. Massaggio a livello dei piedi, dei polpacci, delle cosce, di tutta la schiena e di tutta la parte degli arti inferiori, superiori e al collo. Perché? Perché ovviamente il muscolo potrebbe un pochettino andare in affaticamento e andare in spasmo. Quindi, se già magari ombrerà un pochettino più teso prima, durante la gravidanza, si affatica maggiormente e hai quella sensazione, quello spasmo da crampo stesso. Andando a decontrarre, quindi a massaggiare profondamente il muscolo a livello della fascia plantare, dietro il polpaccio, dietro la coscia, magari anche la parte della schiena, veramente si riescono a, non dico risolvere quando ti viene, ma nell'arco di 3-4 sedute, magari anche con l'aiuto dei partner a casa, a risolverli ed evitare che poi si ricreino. Molto spesso i crampi sono magari a livello del polpaccio, uno scioglilingua e delle gambe, altre volte magari ci sono dei crampi o comunque dei dolori a livello del basso ventre. Anche qui è dettato dal fatto che la pancia cresce, la tensione che si crea e lo stretch che si crea a livello della muscolatura addominale aumenta e di conseguenza se è un pochettino tesa si creano quelle fitte, quei dolorini che possono essere scambiati per crampi. E anche qua andarli a massaggiare bene la parte muscolare, abbiamo fatto anche un altro video proprio sul dolore basso ventre in gravidanza, di sicuro aiuterà tantissimo tutte le donne incinte. Uomini, non abbiate paura di toccare il corpo delle vostre donne in gravidanza, questo vi permetterà di conoscere e di scoprire le cose che piacciono di più, le cose che piacciono di meno e anche ad entrare in contatto con questo corpo che cambia e leggere tutte le sue evoluzioni.
Assolutamente Mary, hai fatto benissimo a sottolinearlo. Trovate tutti i nostri videocorsi sui nostri siti web dottorsilva.com e mattosilvaosteopata.com. Vi ringraziamo per essere rimasti con noi, vi chiediamo di lasciare un like al nostro video e ci vediamo nel prossimo. Ciao! Ciao.